Sono solo. Che mascalzone, che miserabile schiavo sono io. Non è mostruoso che questo attore qui, per una finzione, in un sogno di passione, possa sottomettere l'anima alla sua immaginazione al punto tale che il volto gli sia sbiancato, le lacrime agli occhi, si è stravolto d'aspetto, gli si è spezzata la voce e ogni sua facoltà dà forma a sentimenti suggeriti e tutto per niente. Per Ecuba! Cos'è Ecuba per lui o lui per Ecuba per farlo piangere in quel modo? Che farebbe se avesse i motivi? E la spinta delle passioni che c'è in me, e certo lui inonderebbe la scena di lacrime e strazierebbe le orecchie di tutti con grida orribili, farebbe impazzire i colpevoli, inorridire gli innocenti, confondere gli ignoranti e lascerebbe sgomenti in tutti gli altri la vista e l'udito, e io, una stupida canaglia impastata di fango, deperisco e sogno ad occhi aperti, indifferente alla mia causa, e non dico niente, no, neanche per un re contro i cui averi e la vita a me cara fu commesso un crimine maledetto. Sono un vigliacco, eh? Chi è che mi insulta, eh? Chi è che mi spezza il collo? Chi mi strappa la barba e poi me la sbatte in faccia? Chi mi storce il naso? Chi mi ricaccia in gola la menzogna fino ai polmoni? Chi fa questo, eh? Dio! Io lo accetterei! Perché io posso avere solamente il fegato di un piccione! E non ho tanto fiele da rendere più amaro il soffrire, altrimenti avrei ingrassato tutti gli avvoltoi dell'aria con questa carogna di schiavo! Maledetto! Sanguinario delinquente, impietoso, traditore, lussurioso, volgare delinquente, vendetta! Sono davvero un asino, vedi il mio coraggio, io, il figlio di un caro padre, assassinato, pungolato, a vendicarmi dal cielo e dall'inferno, devo, come una squadrina, scaricarmi il cuore con le parole e bestemmiare come una prostituta, uno stallone, basta, che schifo, forza, cervello mio! Ho sentito di colpevoli che, assistendo alle scene di un dramma, a causa del potere ammaliante della recita, vennero colpiti così nel profondo che immediatamente hanno proclamato le loro malefatte. Perché l'assassinio, anche se non ha lingua, parlerà con qualche miracoloso organo. Farò che questi attori possano rappresentare qualcosa che ricordi il massacro di mio padre davanti a mio zio. Io osserverò il suo sguardo, lo toccherò sul vivo. Se lui appena ha un fremito, so cosa mi resta. Lo spettro che ho visto potrebbe essere il diavolo. E il diavolo ha il potere di assumere sembianze piacevoli, sì. E forse alleandosi alla mia debolezza e alla mia malinconia, lui che è molto potente sui fragili spiriti, si fa beffe di me per dannarmi. Cercherò delle ragioni più consistenti di questa. La trappola, il teatro con cui farò cadere la coscienza del re odiato.